In questo file le cose si complicano abbastanza, perché è necessario definire il momento torcente di una forza in una maniera più rigorosa. Infatti il momento torcente non è soltanto il prodotto forze per braccio, come abbiamo detto finora, ma è un prodotto vettoriale. Innanzitutto vediamo intuitivamente che cos'è il momento torcente. In questo esempio è disegnato un corpo rigido, di una forma qualunque. Corpo rigido vincolato in un punto, il punto O, e viene applicata al corpo rigido una forza, la forza F, applicata nel punto P. Chiamiamo R il vettore che unisce il fulcro, chiamato anche polo a volte, il fulcro con il punto d'applicazione P della forza. Questa forza, cerca di far ruotare il corpo rigido, in questo esempio, in senso orario. E infatti il momento torcente che produce è un vettore che entra nel monitor. Quindi i momenti torcenti sono quelli che fanno ruotare i corpi rigidi. E l'aspetto intuitivo del momento torcente è che il momento torcente di una forza indica quanto quella forza è efficace nel far ruotare il corpo rigido, cioè nel produrre rotazioni. Quindi il momento torcente misura l'efficacia di una forza nel produrre la rotazione di un corpo rigido e naturalmente dipende questa efficacia da quanto lontana la forza è applicata rispetto al fulcro e è quello che finora abbiamo chiamato il braccio, cioè se io applico la forza più lontana avendo un braccio maggiore la sua efficacia nel far ruotare il corpo rigido sarà maggiore. Questo si vede bene nell'esempio dell'asta. Questa è un'asta, ma qui in realtà è una porta, ma potrebbe essere un'asta. Una porta vista dall'alto. Questo è il cardine e questa è la porta vista dall'alto che si apre ruotando in questo modo. Allora, qui sono applicate tre forze uguali, di stessa intensità, direzione e verso, ma una è applicata nel fulcro, una è applicata a metà della porta e l'altra è applicata all'estremità della porta. Allora è evidente che la forza più efficace nel far ruotare la porta è la forza F3 perché ha un braccio maggiore. La forza F1 non la fa ruotare per niente perché se uno spinge sul cardine la porta non si apre. E fino a qui non c'è niente di nuovo, infatti già sapevamo che maggiore è il braccio e maggiore sarà la rotazione prodotta. Quindi il momento torcente giustamente è proporzionale al braccio della forza. Però nella figura successiva si vede che non è soltanto la distanza tra il punto d'applicazione della forza e il fulcro che è importante. Infatti, in questo disegno sono disegnate tre forze di stessa intensità, per esempio diciamo 10 N ciascuna, ma sono applicate nello stesso punto ma con direzioni diverse. E si capisce subito che la forza F3, che è applicata nella stessa direzione della porta, in pratica non farà ruotare la porta perché semmai la tira, casomai la scardina se è abbastanza forte, però non farà ruotare la porta. Delle tre forze, quella più efficace per far ruotare la porta è la forza F1, che agisce perpendicolarmente alla porta stessa. Quindi questo esempio, questo disegno è importante per far capire che non conta soltanto il punto d'applicazione. Quanto è distante rispetto al fulcro, né conta soltanto l'intensità della forza, perché queste tre forze hanno la stessa intensità, conta invece la direzione anche, la direzione in cui la forza è esercitata. E più precisamente conta l'angolo che formano i due vettori OP e F. Se questo angolo OP e F1 in questo caso è di 90 gradi, la forza è molto efficace, è il massimo dell'efficacia della forza per far ruotare la porta. Se invece questo angolo è tra OP, che è una freccia che va verso destra, un vettore a destra, e F2 è un angolo per esempio 45 gradi, come in questo caso perché OP va verso destra,
F2 va qua, quindi l'angolo sarebbe questo. Allora la forza F2 fa ruotare la porta, ma con meno efficacia della F1. Se poi l'angolo tra OP che va verso destra e F3 che va verso destra anche lei, questo angolo è 0 gradi, allora se l'angolo è 0 gradi, l'efficacia della forza F3 è nulla, cioè non fa ruotare la porta. OP sarebbe il vettore E che avevamo chiamato R. Quindi, tornando al caso generale, quello che è importante è anche l'angolo tra questo vettore R, OP, e il vettore forza. Qua, per esempio, è un angolo vicino ai 90 gradi, perché R va in questa direzione. L'angolo non è questo, l'angolo è, bisogna prolungare R verso destra, l'angolo è questo qui. Quindi è un angolo leggermente superiore a 90 gradi e quindi questa forza è molto efficace per far ruotare il corpo rigido, perché l'angolo è vicino a 90 gradi. La massima efficacia, ricordiamo, che si ha per un angolo, questo angolo qua, di 90 gradi. La minima efficacia, cioè zero efficacia, si ha per un angolo, come la forza F3, di 0 gradi o di 180 gradi. Quindi quando la forza è allineata con R, in pratica quando il vettore R e il vettore forza si trovano sulla stessa retta, come in questo esempio, il vettore R è su questa retta orizzontale e il vettore F3 pure, allora l'angolo è o 0 o 180 gradi e si capisce che una forza così non fa ruotare la porta, quindi non ha nessuna efficacia. L'efficacia è 0 quando la forza è allineata con R, cioè OP. Tutte queste cose sono spiegate in questa parte qui, in queste due parti qua, anche qui.